abbiamo uno scheletro nell'armadio. Facciamo un progetto. Abbiamo fallito. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo ceduto al richiamo della natura e siamo andati a vivere in barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura ogni domenica. Le nostre recenti avventure in barca alle Eolie ci hanno insegnato che dopo ogni viaggio il ritorno alla quotidianità arricchisce la nostra vita perché ci permette di infonderla di ciò che abbiamo appena imparato. Io e Mess, grati per aver goduto delle meraviglie della natura e del mare, abbiamo scelto di donare loro un po' di tempo e un po' di amore. Ciao amici, abbiamo iniziato a raccogliere un po' di plastica sulla spiaggia, lo facciamo spesso quando veniamo a camminare qui. In poco tempo ne abbiamo raccolta un bel po' e come sempre a questo punto, dopo che ne abbiamo un mucchietto, ci sentiamo un pochino frustrati perché primo ce n'è veramente un sacco, cioè anche se ci dedicassimo entrambi a tempo pieno, anche se tantissime persone si dedicassero a tempo pieno a ripulire, ci sarebbe comunque troppa plastica o troppa, io dico plastica, ma troppa immondizia in generale. Non sappiamo neanche dove portarla perché non è che possiamo portare un sacco di plastica nei bidoni del porto e non c'è un punto di raccolta. E poi seconda cosa, quando si vede quanta plastica c'è in giro qui come in tantissimi altri posti, ci si chiede effettivamente che differenza farebbe. Penso che questa sia una cosa che sentono in molti, cioè anche se io raccolgo tutto quello che trovo, che differenza fa per il pianeta? E questa qui sulla spiaggia è solo la punta dell'iceberg. C'è tantissima plastica che finisce in acqua chissà dove, poi galleggia per un po' in mezzo al mare e poi un bel giorno, quando c'è una mareggiata, arriva fino a questa spiaggia. Non vuol dire che questa plastica sia stata buttata qui, vuol dire che è semplicemente stata portata dal mare. Ma non voglio nascondermi. Quando osservo da vicino i rifiuti che raccolgo, mi rendo conto che in realtà si tratta di residui di oggetti che io per prima uso nella mia vita quotidiana. In realtà, guardandoci intorno nella nostra vita, nella nostra stessa casa, ci rendiamo conto che c'è una quantità enorme di plastica. Sembra davvero impossibile farne a meno e forse è impossibile nel mondo moderno, forse è una battaglia persa in partenza. Noi ovviamente cerchiamo di smaltire la plastica nel modo corretto, facendo la raccolta differenziata, non disperdendola nell'ambiente, non lasciandone neanche fuori perché potrebbe volare via col vento. E io spero che tutte le persone che hanno la possibilità di riciclare, che si trovano in posti dove ci sono sistemi di riciclo, facciano la raccolta differenziata e non disperdano la plastica nell'ambiente. Poi ad esempio abbiamo ridotto la plastica per quanto riguarda i prodotti per la cura della persona, non utilizziamo borse di plastica per fare la spesa, abbiamo le retine per la frutta e la verdura quando andiamo al mercato e le borse più grandi, durevoli, per quando andiamo al supermercato. Però devo ammettere che abbiamo uno scheletro nell'armadio, un grosso scheletro nell'armadio, o meglio uno scheletro nella nostra cabina di poppa. Lo scheletro è composto da bottiglie di plastica per l'acqua potabile. L'acqua dei porti è potabile, ma molto spesso non ha un buon sapore. Sono sicura che l'acqua di questo porto è potabile, ma ci sono anche tanti altri porti in cui non c'è proprio la certezza. E siccome sull'acqua non si scherza, noi utilizziamo quella del porto per lavarci, lavare, ma per fare il caffè e per bere utilizziamo l'acqua in bottiglia. Quindi significa che utilizziamo tantissima plastica usa e getta. Questa è una cosa che vogliamo assolutamente cambiare, vogliamo avere acqua potabile nel serbatoio, non vogliamo più utilizzare bottiglie di plastica e quindi adesso ci mettiamo a fare ricerca e facciamo un progetto. Questo è quello della magliette dell'acqua e poi qua esce.
Ok, siamo pronti per rivelare il nostro progetto. Vogliamo costruire un sistema per fare l'acqua potabile nel nostro serbatoio con dei filtri che abbiamo comprato, e così risparmiamo un sacco di plastica, delle bottiglie, e abbiamo acqua potabile quando non siamo al porto. Allora, abbiamo comprato dei portafiltro, ne abbiamo comprati tre così. Hanno un supporto e poi vabbè c'è una chiave per aprirli e chiuderli, e ci sono alcune viti per montarli. Poi abbiamo preso dei filtri, questo è un kit da 4, i diversi filtri filtrano particelle di diversa dimensione, quindi alla fine l'acqua dovrebbe essere potabile. E poi abbiamo preso dei raccordi per collegare i filtri e degli innesti per agganciare e sganciare la gomma dell'acqua facilmente, perché se per esempio dobbiamo lavare la barca non utilizziamo l'acqua filtrata, questa la utilizziamo soltanto per il serbatoio. Poi abbiamo trovato questo pezzo di legno sul quale vogliamo andare a montare i filtri, in modo da avere una batteria di 3 filtri qui. È un po' lungo, quindi dobbiamo anche trovare un modo per tagliarlo, perché non abbiamo una sega adeguata. E poi abbiamo preso canapa e mastice per i raccordi, e infine un aggeggio che misura l'acqua, che ci dice se l'acqua è effettivamente potabile. Faremo la prova prima di installare i filtri e poi dopo, perché ovviamente l'obiettivo è quello di avere l'acqua potabile, e sull'acqua non si scherza. Vi lascio comunque tutti i link a quello che utilizziamo in descrizione, nel caso in cui voleste provare anche voi a rendere potabile l'acqua di casa vostra. Non c'è sponsorizzazione, sono solamente i prodotti che abbiamo comprato noi. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è montare tutti i filtri insieme, e poi possiamo tagliare il legno. Abbiamo assemblato le tre teste dei filtri e adesso montiamo i supporti sopra. Adesso che i supporti sono montati, in realtà invece di fissarlo subito sul legno, montiamo i filtri e li proviamo fuori con la gomma per vedere se questi qua tengono, altrimenti dobbiamo metterci canapa, mastice o stringerli di più. A fuori noi arriva quella che stiamo cercando. La gomma finisce così. Allora noi dobbiamo... Sì, avere un innesto. Quello mi sembra uguale. Non è proprio perfetto. Adesso mettiamo la gomma sull'innesto qua, e questo sarà poi il pezzo che andrà dentro lo serbatoio. Adesso mettiamo il portafiltro. Perde dappertutto proprio. Il nostro sistema faceva acqua da tutte le parti. In realtà un po' ce l'aspettavamo, perché non avevamo ancora messo il sigillante nei raccordi. Quindi adesso smontiamo tutto e lo facciamo. Dopo un po' di studi all'università di YouTube, abbiamo deciso di tralasciare canapa e mastice e di utilizzare questo nastro sigillante che avevamo già comprato, perché è più facile da applicare e consente di fare un lavoro molto più pulito. Andiamo a metterlo direttamente lì? Viva i picri! Siamo di nuovo? Sì, speriamo! Siamo 99% ok. Per ora funziona. Adesso arriva il momento in cui dobbiamo ingegnarci per tagliare il legno. Ok. Are we sure? No, it's an experiment. Perfetto. Adesso facciamo i buchi nel legno, poi mettiamo i filtri. Sembra che iniziamo a vedere la fine. Speriamo. Ovviamente c'è sempre un buco dove la vite non entra, quindi facciamo questo buco qua un po' più largo. Ok, sono stati tutti. Molto resistente. Looks good. Oh, we even managed to put this. Ah, yeah, cool. Woohoo! Sì, no.
è venuto meglio di quanto mi aspettassi in realtà, sembrava anche abbastanza carino. Adesso che abbiamo finito di assemblare i filtri, proviamo a fare un piccolo test con il nostro misuratore. Misuriamo l'acqua prima di utilizzare i filtri e poi dopo averli utilizzati e vediamo se i filtri effettivamente funzionano. Abbiamo fatto vari test sull'acqua della colonnina che è risultata potabile. E poi abbiamo fatto gli stessi test sull'acqua in bottiglia per avere dei parametri di riferimento. Buono. Buono. Cioè buono, non sa di niente, buono. Non si sente nessun gusto strano. Io direi che ha lo stesso sapore dell'acqua in bottiglia, quindi non ha praticamente sapore. E adesso facciamo tutte le prove, tutte le misurazioni, anche se siamo abbastanza sicuri che sia a posto, perché già l'acqua di partenza del porto è potabile. Abbiamo fatto tutti i test, è solo il sapore che non è tanto buono. Cosa dice il test? Sono abbastanza contento. Va tutto bene, vero? Sì, sì. Siamo bella. Sì. In realtà però non abbiamo finito, perché dobbiamo ancora occuparci del sistema della barca, di pulire il serbatoio, rimuovere eventuali sedimenti, ma sono sicura che ce ne sono molti, e poi pulire tutto il circuito in modo da poter avere acqua potabile direttamente in tutti i rubinetti. Ed è quello che facciamo adesso. Il primo problema che abbiamo qui è che non riusciamo ad aprire il serbatoio. Non si apre proprio, quindi proviamo a scaldare un pochino con il phon, con il serbatoio protetto da un asciugamano, e vediamo se con un po' di calore funziona meglio. Dopo tantissimi tentativi possiamo dire che abbiamo fallito. Non siamo riusciti ad aprire il tappo di ispezione del serbatoio e quindi non abbiamo potuto pulire il serbatoio, il che significa che i filtri funzionano ma il nostro sistema della barca non ha l'acqua potabile. Ma di fronte a un fallimento, anche se ci verrebbe spontaneo abbandonare la nostra impresa, non dobbiamo darci per vinti, perché provando e riprovando, ingegnandoci, riusciremo ad avere successo. Mess ha costruito un attrezzo apposito e, finalmente, e puliti serbatoio circuito, abbiamo finalmente raggiunto l'obiettivo. Sapete qual è l'aspetto ironico, o forse dovrei dire l'aspetto drammatico di tutto questo? È che è vero che adesso abbiamo eliminato la necessità di avere le bottiglie di plastica, ma in realtà quello che abbiamo fatto è stato sostituire le bottiglie di plastica, quindi un tipo di plastica, con dei filtri che sono contenuti in dei portafiltri di plastica dura. Quindi non abbiamo fatto altro che sostituire un tipo di plastica con un altro. Quindi abbiamo fallito. Vivere senza plastica è impossibile. Anche con le migliori intenzioni non si può raggiungere la perfezione, che si tratti di eliminare totalmente la plastica dalla nostra vita o di qualsiasi altra buona causa. Sembra che qualsiasi soluzione adottiamo, anche se migliorativa, finiamo sempre per trovarci in un vicolo cieco. Eliminiamo le bottiglie di plastica, ma introduciamo i contenitori di plastica. Ma a pensarci bene, il fatto che non riusciamo a raggiungere la perfezione non significa che non abbiamo fatto un passo avanti. Sì, abbiamo ancora della plastica a bordo, ma è duratura e ha una funzione precisa. Ed è vero che, anche se abbiamo eliminato le bottiglie di plastica dalle nostre riserve idriche, c'è così tanta plastica là fuori che questo nostro cambiamento non sembra avere alcun significato per il pianeta. Per ogni persona che si comporta in modo consapevole, ce ne sono altre che non lo fanno. E allora che senso ha essere diligenti? Un senso ce l'ha. Credo che ciascuno di noi debba pensare un po' più per se stesso, comportarsi al meglio delle proprie possibilità, a prescindere da ciò che fanno gli altri. Se tutti noi, ciascuno nella propria quotidianità e in base alle proprie possibilità, facessimo un piccolo miglioramento, un piccolissimo passo nella direzione giusta, la situazione finale sarebbe in ogni caso migliore di quella iniziale. Ed è vero che la perfezione è qualcosa di impossibile da raggiungere, come è impossibile vivere senza plastica. Ma quello in cui noi possiamo essere perfetti è la nostra costanza nel fare tentativi, nel provare a migliorare. Magari spesso falliremo, ma potremo sempre riprovare. E la volta successiva, magari, riusciremo a fallire un po' meglio. Allora qualsiasi tentativo sarà comunque un successo,
E potremo dire di aver davvero fallito in modo definitivo solo quando avremo smesso di tentare. E per ogni volta che abbiamo ammirato la bellezza del nostro pianeta, abbiamo nuotato nel mare o anche solo posato i piedi su questa terra, per ogni giorno in cui essa ci ha ospitati, almeno un tentativo di cambiare le cose, dobbiamo farlo. Se vi fa piacere, condividete nei commenti la vostra esperienza con la riduzione della plastica e dei rifiuti. Sarebbe bello mettere insieme una bella lista che sia di ispirazione per tutti.